Ritorna Grado Giallo, siamo alla quinta edizione e l'amministrazione comunale istituisce quest'anno in partnership con i Gialli Mondadori il premio letterario Grado Giallo per un racconto. Elvio Guanini, direttore scientifico di Grado Giallo, le novità di quest'anno quali saranno? Beh, le novità saranno il fatto che questo premio non vuole soltanto promuovere la conoscenza di opere, autori, istituzioni, ma anche vuole promuovere l'attività di giovani scrittori, stimolare questa attività e anche scegliere sul piano dello spessore, del gusto. Quindi quest'anno verrà attribuito un premio intitolato Grado Giallo, che è stato istituito con l'editore Mondadori per un racconto appartenente ai generi del mistero a cui è dedicato questo festival. E a Grado sarà assegnato anche il premio Tedeschi, che è una antica istituzione nel campo del poliziesco. Detto questo, bisogna ricordare poi che ci saranno numerosi autori con libri importanti, a partire da Carlotto, Avoledo, Zandel, Machiavelli, Varesi, Giulio Leoni. Appunto, l'elenco sarebbe lungo ed è inutile farlo qui, ma bisogna ricordare che ci saranno riflessioni che riguardano anche l'allargamento del campo di attività dell'editoria dedicata a questi generi. Si parlerà di teatro, si parlerà di cinema, si parlerà anche in termini di riflessione scientifica e storica anche dei classici di questo genere. L'altro anno abbiamo parlato di Gadda e di Sciascia, quest'anno si parlerà di Tabucchi e di Simenon. Quante location sono state coinvolte quest'anno per lo svolgimento degli spettacoli che saranno itineranti nel comune di Grado? Sono sempre numerose, appunto. Sono posti bellissimi, la stagione è splendida, speriamo appunto nelle belle giornate, e comunque appunto dalla diga al centro storico. Devo dire che tutta Grado in genere è coinvolta nell'iniziativa, anzi una cosa molto positiva è che la città in qualche modo collabora e si identifica anche in questi giorni con queste manifestazioni che hanno luogo in essa. Edi Maricchio, sindaco di Grado, come sta rispondendo la cittadinanza a questa ennesima serata, queste ennesime serate e manifestazioni che si svolgeranno per Grado Giallo? Ma direi che sta rispondendo molto positivamente, nel senso che viene coinvolto ogni anno un maggior numero di attività commerciali. Quest'anno oltretutto abbiamo parecchie richieste di ristoranti che vogliono partecipare per le serate, il che significa che Grado Giallo sta entrando nel DNA dei gradesi, quindi diventerà una cosa ripetitiva e storicamente appartiene a Grado, questo sì. Quanti locali parteciperanno? Una quindicina, sentivo che parlavate prima, saranno prevalentemente ristoranti o anche altre attività commerciali? No, beh, sicuramente sono 15, sono i ristoranti, le attività commerciali che esporranno Grado Giallo sono molte di più, insomma parliamo di centinaia, ogni vetrina verrà addobbata e arredata, no, fa parte oramai della realtà gradese questo. Flavia Moimas, editrice di Grado Giallo, quest'anno come gli altri anni si prospetta un successo clamoroso chiaramente, ma quali sono le novità che avete introdotto in questa manifestazione? Diciamo che le novità principali sono soprattutto riservate ai bambini, ci sarà difatti un speciale Bambini in Giallo in cui praticamente arriveranno a Grado da Udine con una corriera sulle strade del Giallo e i bambini con le loro famiglie. A Grado poi ci sarà nel centro storico tutta una serie di attività legate proprio a vivere Grado attraverso il Giallo, per poi concludersi con una visita guidata e con una cena gialla riservata proprio ai bambini e alle loro famiglie, quindi un occhio speciale per loro che poi continua, l'abbiamo il sabato ma anche alla domenica pomeriggio, riservato ai bambini dai 3 fino ai ragazzi di 11 anni con gli operatori della ludoteca, quindi tante attività, tanti laboratori che speriamo di poter realizzare proprio sulle piazze, nei campielli di Grado, se il tempo chiaramente ce lo consentirà, ma comunque tutto sarà comunque svolto perché abbiamo anche delle sedi alternative al chiuso, ma sicuramente meno affascinanti
e meno appetibili di quello che può essere Grado con i suoi campielli, che già di per sé è un posto misterioso, quindi dove andare a cercare e a divertirsi con il giallo, ecco.